E ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video su Detroit Become Human. Siamo alla dodicesima parte e quindi andiamo nuovamente avanti. Allora, da una settimana che non ci gioco a questo bel gioco, ero in ferie. Adesso ritornare dopo una settimana mi ha un po' confuso le idee. Sono ancora. Ho ancora la testa nella spiaggia di Numara. Allora, dov'è che dovevo andare? Che non mi ricordo. Ok, trovo Amanda. Ok, andiamo lì da Amanda. Ciao Amanda. Bel tempo, no? Per stare fuori. Salve Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Ma certamente. Quel deviante poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo. Purtroppo non ho scuse. Dovevo essere più pronto. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Che altro? Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Noto che tende ad agitarsi quando un Connor viene distrutto e sostituito. So che gli umani hanno un brutto rapporto con la perdita. Lavorare con lui sarà difficile, se accadrà ancora. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla, a tutti i costi. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. Ok. Adesso ricordo che stavamo catturando un androide nella casa piena di colombe lì e non siamo riuscito a bloccarlo. Ci è sfuggito di mano. Chissà se si poteva prenderlo effettivamente, questo non lo so. Adesso noi chi siamo? Ah, siamo Connor, ok. Signor Anderson, è in casa? Tenente Anderson! C'è nessuno? Dove possiamo entrare, ragazzi, secondo voi? Dalla finestra o dalla porta accanto? Vediamo un po', vediamo cosa ci dice l'indizio. Qua ci fa vedere tante altre cose. In macchina forse troveremo le chiavi, la seconda chiave per la casa? Ma sarà difficile, non credo. Non vedo un accidenti. Ok, qua non c'è niente. Ok,
Allora, vediamo se dietro la casa c'è qualcosa. Potrei andare da qui. È svenuto. Ho Tenente ubriaco. Anderson! Ok. Piano! Sumo! Siamo amici! Vero? So il tuo Mamma mia. nome. Devo È una salvare il tuo bestia. padrone. Oh, quanta roba. Eh sì, ha bevuto. E si voleva ammazzare pure. C'aveva una pistola in mano. Oh mamma mia, ma che cosa stai facendo? Scotch, eh sì, è messo proprio male. Vorrei sapere perché lui ce l'ha tanto con i devianti. Ancora non ce l'ha raccontata la storia. Spero che ce la racconterà più avanti, perché sono proprio curioso. Tenente. Due sberle. Si svegli, tenente. Sono io, Connie. Che botta. No, ma stai proprio Dovrò dormendo. farla riprendere per il suo bene, ma la avverto, Lasciami potrà stare, essere stupido sgradevole. androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni! È messo male. Ok, portiamolo al bagno. Sumo, attacca! Bravo! Attacca! Cazzo, mi sento di merda! Infatti si vede. Oh, lasciami in pace, pezzo di merda! Non mi muovo da qui! Dai, su. Ma che cazzo stai facendo? Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Ma è per il suo bene. Sì. Possiamo scegliere se è freddo o caldo. Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma Ce la non puoi prova, lasciarmi in pace? Dovrebbe lasciar perdere il caso. Mi assegnerebbero qualcuno che mi sia d'aiuto La nell'indagine. tua indagine è solo questo che ti interessa, eh? Ascolti, tenente, non è in lei. Dovrebbe... Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Oh mamma. Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di noi. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho Bravo. dei vestiti nell'armadio della camera. Vado io a prenderli. Ok, andiamo a trovare i suoi vestiti. Allora, sarà qua. Cosa vuole indossare? Righe, strisce o hippie? Facciamo hippie, dai. Ok, solo questo, sì.
Non abbiamo niente altro da sbloccare qui. Tutto bene, tenente? Sì, sì. Alla grande. Dammi qualche minuto, ok? Certo. Vedete ragazzi, non bevete tanto che poi fate la stessa fine. Qualsiasi truppa presente nella regione artica. Nessuna replica dal Cremlino, ma è evidente che la situazione stia precipitando. Si sente bene, tenente? Lo spettro di un terzo conflitto mondiale sempre più vicino. Allora, mangiare. Cosa ha mangiato? Tanta roba, sushi qua, vedo, che è sta roba qua? No, non è sushi. Ok, lui sarebbe suo figlio? Eh sì. Ah, anche per suo figlio, ok. Ok ragazzi, la batteria si sta per scaricare. Ho dimenticato di cambiare la pila prima di fare il video. Allora ragazzi, ha perso il figlio Hank. No, ma non di niente. Cosa faceva con la pistola? Roulette rossa. Per vedere dove sarei arrivato. Devo essere crollato prima del gran finale. È fortunato. Il colpo dopo era letale. Eh sì. Oh, sta bene. Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto. Ok, interessante. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!